A wise man once said, to forget how to dig the soil and the earth is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You've got to be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Amici mitici, andiamo un po' di farming prima di andare su Martha is Dead, gioco bellissimo italiano di una software house italiana, ha fatto un mezzo capolavoro, ok? Bello gioco. Intanto, mentre sto facendo un po' di cose, ci vediamo un po' del mitico farming, perché è veramente, veramente una ficata incredibile. Allora, ok, dobbiamo raccogliere le barbabietole, ragazzi, eh? Io do il lavoro a questo ragazzone, così. Allora, fammi vedere dov'è lui. Fila come fila. Ok, ok, allora ho capito che questo trattore della JCB fa un po' il stupidotto. Allora, che là invece sta arrivando, mamma mia che campo, ragazzi, questo è un mega camposto, eh. Allora, la macchina per raccogliere le barbabietole è questa. Costa davvero tanti soldi, ragazzi, ed è una macchina incredibile. Prende, apre la terra, tira fuori la barbabietola, la toglie da il... Oh, attento, c'è lì. La toglie da il... dalla piantina, e togliendolo dalla piantina toglie la terra con questi rulli aperti, quindi praticamente quello che c'è nel cassone nella sua riserva sulla macchina è effettivamente solo barbabietola, ragazzi, solo
sono riuscito a fare un bel lavoro. Ok, via. E possiamo anche andare a consegnare, perché da come vedo questo tractor è un po' piccolino per il... Devo capire a chi portare la roba. Johnson's Farmer Market. Eccola. Adesso andiamo a vedere sto cazzo. È un ortaggio la barbabietola, eh? Ciao ragazzi, benvenuti. Un po' di Farming Simulator, fatto bene. Ok, sta lampeggiando. Farmers, io non riesco a capire perché non hanno messo i nomi. Non riesco proprio a capire. Allora, l'incarico mi dice Johnson's Farmer Market, ok? Ecco qua. Allora, devo capire dov'è Johnson Farmer. Sì, esattamente, ma se non mi dici dove è Johnson. Allora, l'unica cosa di questo gioco è davvero che non hanno messo i nomi e non riesco neanche a capire la motivazione. Va e tra un po'.
Eccolo. Allora, io non è che sono qua a non fare niente. Adesso sono le ore. Ok, ha bisogno che siamo al Johnson Farmer Market. Magari. Perché non mi aiutano? Non mi dicono qua dove sono tutte le. Zone di scarico punti vendita 5. Ecco. Però allora campo 39, ma possibile che non mi lampeggia il punto di consegna? Io non lo vedo lampeggiare, ragazzi. Vabbè, andiamo, dai. Intanto lui è già fermo, raga. Finché non vado a consegnare, questo quando me lo fa il campo? C'ha ragione anche lui, eh. Dobbiamo andare allora, però ragazzi, qua non si passa più, eh. Allora, Johnson Farmer, ok? Allora, un punto è questo, voi li potete vedere, non è questa, no, quella è mia, quella. Io non gli compro le barbabietole, fatemi capire. Allora. Minchia, come fila, raga? Ah, Johnson Farm, raga. Allora, questa è Natural Oil.
niente, via. Andiamo di qua. Questa è una roba incredibile. Questa che cos'è che è? Sì? Sì. Ah, qui la legna, raga.
Allora ragazzi, io sto Johnson Farm, porca loca, non riesco mica a trovarla, sono fermo e sbaglio sempre il tasto, è quello il bello. E se fosse questa? Ma è possibile che non mettono una Allora ragazzi, devo cercare dov'è sto benedetto. Andiamo a vedere dov'è sta benedetta farming. Allora, forse questa. Dovrebbe essere questa. Vediamo. Oh, ma sbaglio sempre il tasto, Marco Drums. Ok, allora andiamo verso la... Taglio prati, raga. Allora, dovrebbe essere questa. Questa proprio, raga. Una roba più semplice, ho fatto tutta la mappa. Questa dovrebbe essere. Dovrebbe essere
Ok, vediamo. Vediamo se è vero che me l'accetta. Ok. Allora, a livello proprio grafico del mezzo, ragazzi, sto gioco fa paura, eh. Veramente è uno spettacolo. Uno spettacolo. Anche il gameplay è uno spettacolo, vi devo dire, perché è davvero uno spettacolo. Dovrebbero fare un gioco simile per... di camion, davvero la Giant farebbe un successone. Da paura. Beh, a me non sembra che sì, ok, bene, amore. Non, ok, dicono che è questa, ma non è vero, nel senso, almeno le barbabietole non me le prende. Di scarico sono questi ragazzi, eh? C'è anche questo, che sarà questa merdina? Una cappellata, eh? Di non aver messo meno i nomi, mi costava tantissimo mettere i nomi. No, raga. La vendita, la vendita. Johnson Farmer Market, eppure mi dicevano che era questo. Perché mi dici che è questo? Ragazzi, benvenuti in Medici Marco Drums Game. Allora, Diesel Farmer Market. Ah, si può fare anche diesel, sì. E ma dov'è che è? 40% di sconto su Diesel Farmer Market. Allora, top level about animal dealer. Cosa vuol dire?
Bella Johnny Boy, mitico! Dicono di cliccare, ma non è vero. Se io vado su, ah sì, hanno ragione. Grande Luca, quanti chilometri immagini, segheria, seghiamoci. Johnson Farmer Market, eccola. Allora, ho sbagliato un botto. Indietro, sposta il cursore, come faccio a crea lavoro, vai, crea questo cazzo di lavoro. No, ho sbagliato. Seleziona. Ok. Fammi vedere dov'è, dai, perché sennò non andiamo a casa più. Allora, ho appena scoperto. Ah, ok. Perfetto. Esco, vado su. Ok, campo 10, ragazzi, campo 10. No problema Luca, guarda che cosa ho qui, JCB Fast Track, guardalo che bello, un carro proprio di quelli belli grossozzi dal Flieglo, e devo portare queste mega barbabietolozze da vendere, però devo andare sopra il ponte, ma io sono un trattore, me ne sbatto la ciolla delle strade e vado contromano. Attenzione, Marco Dranz non può fare tutto quello che vuole, una bestia, hai visto? Guarda qui Luca, guarda, cazzarola, guarda che spettacolo, guarda che macchina. Oh, va la definizione di Farming Simulator 2022, che spettacolo, guarda qui. Adesso io purtroppo, questo è il mio Massey Ferguson, il mio John Deere, la mia metitrebbia della top liner della Downspar, che fa un po' cagare il cazzo, però vabbè, quello che faccio al convento. E basta. Invece nell'altro salvataggio, amico mio, c'ho tutto, ho anche la fonse per tagliare gli alberi, ho quella per l'ulivi, per il vino, eh sì, tanta roba di brutto. Allora io volevo dirti Luca che praticamente se non hai un cazzo da fare che aspetti tra una partita e l'altra il mitico Predator, io adesso fra tipo 10 minuti, non sono, sì, 10 minuti così, finisco di riportare un po' di barbabietole da vendere. E stavo facendo una cosa, per quello faccio il farming, perché veramente mi rilassa, è un gioco pazzesco. Vado in... Orca miseria, stavo vedendo il telefono! Nei campi! Vado in live con Marta is Dead, Andiamo avanti dal punto di ieri e c'è anche mia moglie, così mi dà una mano lei ad andare avanti e a tenere botta quando ci saranno le scene, quelle top. Top. Ok, andiamo a vendere, se ti interessa, subito dopo del Mega Farming Simulator vado in live con Marta is Dead. Oggi ho fatto Horizon Zero Dawn e il gioco del canyon. Ok, allora, ma siamo seri che devo andare a vendere le mie barbabietole qui? Beh, io. Johnson, sì. Grande. Allora fammi portare le barbabietole e poi andiamo subito a giocare, Amore, guarda che c'è Luca che vuole vederci a giocare a il mitico Marta is Dead. Grandissimo. Allora, vediamo un attimo se ho fatto bene. Fatto scarico dietro. Ok.
va bene, grazie mille, dai, ti scrivo, così lo facciamo insieme. Grandissimo, ciao boss. Perché le barbabietole non me le fa scaricare lì? Perché probabilmente le barbabietole devo scaricare per terra. Vediamo un attimo. Non posso scaricarle nel silo, forse. Come le vendo queste cavolo di barbabietole se non posso scaricarle? R1 più triangolo! Ah, per terra! Per terra e finiscono nel suolo! Fammi vedere un attimo se è giusto. Perché se è giusto, quando la tipa del contratto... Era giusto. Era al 12%, eh? Vediamo. ...13%, minchia, e quando c'è basso? Comunque è giusto, campo 10, Johnson Farmer Market. Adesso dobbiamo andare al campo 39. Viaggio però il JCB, eh? Ci sta di brutto. Siamo vicini al 39, raga. Se non sbaglio, il 39 dovrebbe essere più vicino, eh? Qui c'è 40 e lì c'è il 39, esattamente. Ma se io giro dentro qua non va bene, io devo girare dentro qua. Eccola la bestia, eccola il bestione. Ok, ci ho messo un po', ma adesso ho capito dov'è. Eccolo qua, comincia a carico. Che mega. E rischiamo di tutto il terreno, il 7% non voglio fare un viaggio. Diciamo che tutto quello che prende in mezzo me lo butta su. Perfetto.
andiamo a fare un altro carico, che tanto siamo al 77%, ci sta, eh. Tempo di tornare indietro, credo che la macchina ha fatto un altro giro. Quindi quando non sapete dov'è il posto, gli dovete cliccare con l'L3, raga. Ok raga, scarichiamo tutto su il pavimento, che è una bella cosa quando c'ho un bel corpo. Ma questo qui sì, perché in realtà sono solo il grano, il barbabieto, il grano, il mais e tutta quella roba lì, i semi. Invece le barbabietole gliele scarico sulla terra e svaniscono nel nulla, però l'importante è che mi dà il completamento della il completamento della quest. Allora ragazzi, finiamo il campo e andiamo su Martha's Dead, 5 minuti ancora, 10, perché lui tanto sta lavorando, quindi è solo una questione di trasportare. Allora ragazzi, qui io sono il trattore. Vorrei vedere che cosa ho fatto. Io sono grosso, dovete fermarvi voi quando mi vedete arrivare. E sicuramente dicono, ecco, sta arrivando Marco Drano, che non si ferma di stop, con quel trattorino giallo, fulminato, fulminato. Fulminato Marco Drano. Fortuna ho trovato dove scaricare, perché qua sono tanti soldi, eh. Sono tanti soldi ragazzi. Stiamo quasi arrivando al campo 40. Secondo me ha già fatto il giro, perché non è velocissimo, ma neanche proprio un polentone, eh? Non è una tartarugina. Allora, se vedete il là, andiamo, secondo me è già fermo perché ha pieno. No, assolutamente no. Allora lui scarica solo dal lato di libero, eh.
potrei, visto che ho messo l'opzione che non si rovina il raccolto, andare sul fianco, eh? Attenzione che se passa il treno con cazzi, eh? Era quasi arrivato al pieno carico. Come fai a vedere, scusa? Non si riesce a vedere niente dal trattore. Ma qui io vedo dove scarica, qui non si vede assolutamente niente. Non è che devo fare una roba del genere, ma comunque... devo far tipo così, vedere lui, proviamo. No, cazzarola, è un bordello, eh. E per fortuna che la Giants ha fatto la visuale bellissima da fuori, perché davvero è complicato, eh. Arriviamo in fondo e vado a vendere anche questo qui, anche se non è al 100%, eh. Ma così la macchina non rimane mai ferma. Ferma macchina, non vedi che ci sono un trattore e una mia di trebbia per barba bietola che stanno facendo manovra? Ma io non lo so, ma io non lo so davvero. Non li capisco questi autisti della domenica. Vero mo? Cioè vedo un trattore che arriva e hanno anche l'arroganza di non fermarsi, eh? Ma in che mondo viviamo, amore mio? What is the problem? Allora, secondo me 65 all'ora con un camion così pieno è anche un po' troppo, secondo me, eh? Anche perché sta andando un po' tutto dove vuole lui. Allora, alla fine, vi dico la verità, frena di brutto, eh?
Allora ragazzi, il tempo per oggi, domenica 27, infatti martedì, siamo già a marzo ragazzi, perché in febbraio ha 28 giorni. Febbraio è nato 28 anni fa. Ho rotto un cartello intanto, eh? Amore, non ti devo scaldare i piedi però. Va bene. Basta che stai ferma perché mi mandi fuori con il trattore. Che mi sballotti tutto. E qui il tuo trattore è una figata. No, adesso qui, adesso qui. È il pedino, no? Che cazzo devi mettere queste gambe? Ma non posso mettere le gambe. Allora, ecco l'aiutante G ha il serbatoio stienozzo. Allora io vi dico la verità, io andrei avanti fino alle 4 di notte, ok? Però effettivamente, come dice mia moglie, bisogna, ce n'è di bisogno di marketing, proprio così, italiano preciso. Ce n'è di bisogno di andare in live adesso, perché è un orario in cui si può vedere il gioco. Il gioco diventa un po' troppo tardi, visto che siamo anche domenica e non faccio gli orari soliti di cose. Andiamo a controllare che abbiamo fatto il 26%, quindi effettivamente stiamo portando avanti il campo della signora Milena di mietitura, e tra l'altro non solo la mietitura, ma devo anche consegnare le barbabietole da zucchero al Johnson Farmer Market. Sta signora mi rifà guadagnare e sudare sti 25.000 euro. Ok, salviamo la partitozza. Questa partita la sto facendo per i trofei dei contratti, bisogna farne 50 ed è una figata. Allora ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto con Farming Simulator 22 della Giant Software GmbH, che traduce il gioco, io spero in una traduzione anche del mitico On The Road, che è sempre fatto da una ditta tedesca di simulazioni. Sono molto bravi i tedeschi a fare le simulazioni, e anche se vabbè, quello lì non, anche se proprio non è tradotto, devi prendere il carico, portarlo dalla parte all'altra, non è che sia proprio un problema. Angelo Panciotto, bravissimo Angelo, hai fatto un bel lavoro. Ok, il ragazzo sulla lista qua, io vi saluto. Sergio Poderoso, guardalo lì, grande Sergio, ci sono anche gli italiani che lavorano dentro nella Giants, Nicola Schumacher, bella lì. Allora io vi ringrazio, ci vediamo su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, WeChat, Pinterest, ma assolutamente ragazzi, Facebook, Instagram e Twitter sono i social che preferisco, dove metto un sacco di roba. E assolutamente attivate la campanellina, mettete un mi piace, Marco Riccardi, bravo Marco, bravo, mitico. E no, non c'è tantissima gente, se sono già i titoli finali. Bravi ragazzi, un team piccolo, ma avete fatto un lavoro strepitoso, con sto Farming Simulator 22. Infatti vedete, è già finita la lista. Special thank to Marco Drums Games, che sta giocando il gioco e fa pubblicità alla Farming Simulator alla Giants. No, scusate, stavo dicendo, grazie per giocare, ecco questo mi piace del Top Crowd, sono mitiche quando dicono che ringraziano noi perché li compriamo i giochi e li giochiamo, grandi, grandissimi, bravissimi Giants, brava. Ok raga, allora ci vediamo alla prossima live, Farming Simulator e qualsiasi altro gioco fichissimo, io entro in live su Marta is Dead fra 5 minuti, immediatamente appena finisco e carico l'altro gioco. Statevi bene, attivate la campanellina, un mi piace, commentate, assolutamente quando entrate nelle live commentate, così vi posso salutare, e portate gente sul canale. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!